La conduttrice delle Iene Show si presenta in studio con una parrucca rosa. Domenica scorsa su Italia 1 è andata in onda una nuova puntata delle Iene Show. In quell'occasione Nadia Toffa ha lasciato di stucco tutti i telespettatori. Il motivo? La bresciana si è presentata in studio con una parrucca rosa. Ma la giornalista ha spiazzato anche per una storia che la riguarda. Questa volta non c'entra nulla il tumore che l'ha colpita. Andiamo a vedere cosa è accaduto. Nadia Toffa testimonial di un prodotto di dimagrimento a sua insaputa. Come tutti ben sanno, Nadia Toffa da oltre un anno sta combattendo contro un cancro. In questi mesi, inoltre, è stata pesantemente attaccata perché è ritenuta una persona che sfrutta la malattia per fini commerciali. Alcuni personaggi dello spettacolo come lei, a loro insaputa, sono diventati testimonial di alcuni prodotti. Tra questi anche l'ex geffino Ignazio Mose, e la fidanzata Cecilia Rodriguez, ma anche la prorompente showgirl abruzzese Francesca Cipriani, l'attore Marco Bocci, e anche Valentina Vignali. Nadia Toffa truffata come altri VIP. Nel servizio andato in onda domenica scorsa alle Iene Show, sono stati mostrati alcuni video che contenevano le rivelazioni di Nadia Toffa, nei quali invitava a comprare un determinato prodotto che prometteva di dimagrire in breve tempo. È una vera e propria truffa che si è diffusa negli ultimi anni e che continua ancora oggi a prendere in giro molte persone, con la promessa di acquistare oggetti molto cari a un terzo del loro reale valore.